Nato alla fine degli anni 90 e pronto ad occuparsi di depurazione dell'acqua, Gisi SPA è stato messo in liquidazione dai cinque comuni soci. Ora che Gisi ha esaurito il suo compito col sistema idrico integrato passato ad altri, la decisione del comune di Casalmaggiore, Viadana, Sabbioneta, Dosole e Pomponesco è stata unanime. I due liquidatori nominati, Alessandro Acquaroni di Casalmaggiore e Francesco Lerro di Mantova, nei prossimi mesi passeranno al riparto. Soddisfatto il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni. Gisi si occupava di depurazione. La depurazione è poi passata con il sistema idrico integrato che impone la normativa un gestore unico ad altre società, Padania Acque SPA per la provincia di Cremona, Tea Acque SRL per la provincia di Mantova. Dunque il ruolo di Gisi fondamentalmente non era più gestionale, ma deteneva solo il patrimonio. Presidente e CDA di Gisi, negli ultimi 4 anni sono riusciti a vendere il patrimonio alle società partecipate che di fatto subentrano nella gestione e con quanto realizzato, una volta sistemata la partita di debiti e crediti, ecco il piano di riparto. Casalmaggiore ha il 21% circa della società e quindi il 21% sono vicini ai 700.000 euro, ecco circa. Quel gruzzolo importante che avevamo dovuto anticipare per risolvere la questione, nota questione dell'arbitrato del gas. Approfitto anche per ringraziare il CDA, soprattutto il presidente Lucio Boni, che in questi anni ha lavorato molto seriamente. Quando ha incominciato il mandato, Casalmaggiore era socio di 11 società partecipate. Oggi, con la liquidazione di Gisi saranno solo 6. A Viadana aspetta una fetta che si aggira attorno ai 2 milioni di euro, come spiega il sindaco Nicola Cavatorta. Il comune di Viadana potrà far conto della metà del capitale sociale. Questo è sicuramente una notizia positiva in quanto ci permetterà di entrare nella disponibilità di risorse importanti per la pianificazione degli investimenti e delle spese future. Chiudono la partita i 350.000 euro a testa per Dosole e Sabbioneta e i 170.000 euro per Pomponesco.